Capotreno strattonata e colpita durante una rissa scoppiata su un treno regionale. Gli aggressori sono stati arrestati, ma i sindacati chiedono più sicurezza. Documenti mai arrivati e richieste inascoltate. Michele Tanzi si scaglia contro il comune di Fano sulle scogliere di Meta Auriglia e chiede all'assessore Fanesi di impegnarsi pubblicamente per il ripascimento della spiaggia libera e rosa a causa dei lavori. Una profonda indignazione che io intendo rappresentare. Mi rivolgo al signor sindaco Massimo Seri per chiedere se questo è il modo di comportarsi e di trattare dei cittadini. Crisi idrica, la regione ha presentato la dichiarazione dello stato di emergenza, la provincia più colpita è quella di Pesaro Urbino. Nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Torrete di Fano, domenica si inaugura la statua della Vergine Maria dedicata alle vittime della strada. 4 mesi e 3 paia di scarpe da Fenile di Fano a Santiago de Compostela, la sfida di Giuliano Maltempi che ha percorso 3.400 chilometri, il suo sogno partire da Roma e arrivare a Gerusalemme. Venerdì e sabato torna al Molo Arena il Marotta Acustica Festival con stand, mercatini e band emergenti che suoneranno dal vivo. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Ennesima aggressione ai danni di un capotreno, lo hanno denunciato i sindacati delle Marche che hanno diffuso un comunicato stampa sull'episodio di violenza accaduto ieri pomeriggio sul treno regionale Piacenza-Ancona sulla tratta Marotta-Senigallia. È scoppiata una rissa tra viaggiatori che ha coinvolto anche la capotreno in servizio, hanno spiegato. La collega è stata strattonata e colpita fino a che è riuscita a raggiungere la cabina di guida e a mettersi in salvo grazie all'aiuto del macchinista. Un viaggiatore presente nel convoglio ha prontamente allertato le forze dell'ordine che sono intervenute alla stazione di Senigallia arrestando gli aggressori. Da tempo, hanno giunto i sindacati, denunciamo una vera e propria emergenza sicurezza. Abbiamo segnalato treni a rischio come quelli del fine settimana che portano i giovani sulla riviera romagnola e richiesto la presenza a bordo delle forze dell'ordine. Sono stati chiesti controlli a campione su diverse tratte regionali, ma le misure fin qui adottate appaiono ancora insufficienti. Ed ora torniamo a parlare delle scogliere di Meta Auriglia a Fano, perché il promotore di un comitato locale chiede all'assessore Cristian Fanesi di prendersi pubblicamente l'impegno di provvedere al ripascimento dell'unica spiaggia libera e rosa dal mare a causa delle scogliere che sono state rimosse prima di aver terminato quelle nuove. Sentite. A distanza di 3 mesi è tornato alla carica Michele Tanzi, portavoce del Comitato Scogliere Meta Auriglia, che da tempo chiede di collaborare con il Comune di Fano per tutelare la spiaggia libera, l'unica di questo spaccato di fascia costiera interessata dai lavori sospesi il 30 luglio. Infatti, già lo scorso 15 maggio, Tanzi aveva denunciato non solo la rimozione delle scogliere esistenti, prima ancora di aver terminato quelle nuove con la conseguente erosione della costa, ma anche diverse mancate risposte da parte dell'amministrazione comunale. La situazione per quanto riguarda la spiaggia che noi volevamo salvaguardare si è aggravata da allora, perché l'erosione ha ulteriormente allargato la zona di influenza e nei giorni finali dell'ultima settimana di luglio è stata posta in essere quella che vede essere il primo abbozzo del tratto dell'ultima scogliera, proprio a protezione della zona erosa, che però ha un livello di protezione molto discutibile e parziale che possiamo analizzare nel dettaglio. Quindi vi aspettate quantomeno un ripascimento? Allora, noi ci aspettiamo che ovviamente alla ripresa dei lavori venga completato l'intervento, questo è assolutamente importante, e completato l'intervento previsto occorrerà che ovviamente ci si prenda in considerazione i danni che oggettivamente sono stati subiti da questa struttura, da questa spiaggia. E io continuo a chiedere al signor vice sindaco che si impegni pubblicamente a ripristinarli, e visto che il mandato fra non molto scade, prima che il suo mandato scada vorrei che pubblicamente si impegnasse a ripristinare questi danni collaterali che sono intervenuti, ritengo, anche per il fatto che sono stati completamente ignorati gli inviti
alle precauzioni e alla valutazione degli interventi di salvaguardia. Questo è un dato di fatto, ha commentato Tanzi, che chiede anche che il pennello, a differenza di quello previsto dal progetto, sia più lungo e garantisca il passaggio dei natanti e dei mezzi di soccorso lungo la spiaggia. Oltretutto, ha aggiunto, l'ingegner Fabri si era impegnato a fornirci dei documenti affinché anche noi cittadini potessimo esercitare il diritto di accesso agli atti. Siamo indignati e sono personalmente super indignato perché questo diritto ci è stato di fatto negato. L'ingegner Fabri si era impegnato a darci il cronoprogramma e non è mai arrivato. L'ingegner Fabri si era impegnato a indicarci qual era il documento di valutazione dei rischi che il signor vice sindaco ha sempre detto che esiste, ma che il suo dirigente dei lavori pubblici non conosce perché è registrato sul verbale che lui non lo conosceva e questo documento non è mai arrivato. Lei da tempo tiene una barca in quella spiaggia, dove arrivava anni fa? Anni fa arrivava la sabbia, arrivava fino ad attaccati agli scogli, e adesso ci è arrivata sotto, si è creato un bel dislivello da come era prima e non riusciamo più a buttarla in mare la barca. Delle difficoltà oggettive? Sì, difficoltà oggettive. E visto che poi anche quest'anno ci è aumentato anche il canone, da com'era in passato, non mi ricordo, sulle 700-800 euro, adesso ci è arrivato 2005, c'è una bella differenza, siamo un 4-5, diciamo che abbiamo la barca in questa concessione, dopo tutto, adesso ci troviamo anche a non riuscire ad andare a uscire in mare. Tanzi ha pure contattato il provveditorato di Ancona e parlato con il responsabile unico del procedimento e con il direttore dei lavori, i quali avrebbero dichiarato di non essere a conoscenza delle loro preoccupazioni né di aver ricevuto la documentazione presentata dal comitato al vice sindaco. Quindi vuol dire che il signor vice sindaco, l'amministrazione comunale, dei nostri problemi ha fatto finta di organizzare una riunione con i GF Fabri che non è mai risultata andare a buon fine e ad oggi non c'è mai degnato di una risposta. Mi rivolgo al signor sindaco Massimo Seri per chiedere se questo è il modo di comportarsi e di trattare dei cittadini. Cambio al vertice del comando della Guardia di Finanza di Urbino. Il tenente Pietro Cesarano, proveniente dal gruppo di Malpensa, subentra al capitano Agostino Langellotti, trasferito dopo 3 anni al nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari con l'incarico di comandante della sezione denominata Altre Accise e Imposte sui Consumi. Al tenente Cesarano ora spetta l'importante compito di dirigere una compagnia nella cui circoscrizione sono compresi ben 35 comuni della provincia di Pesaro e Urbino. Mentre la Regione, a firma dell'assessore Stefano Guzzi e su mandato del Presidente della Giunta, ha inoltrato al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile la richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza per l'intero territorio regionale a seguito della crisi idrica che sta colpendo le Marche. Mai. Oggi abbiamo portato avanti questa iniziativa che era già stata annunciata al Dipartimento Nazionale dal Presidente Acquaroli già a luglio. Oggi l'abbiamo concretizzata e abbiamo nel frattempo operato su una serie di relazioni che mettono in evidenza lo stato della situazione nella nostra regione, le criticità presenti sul territorio. I comuni hanno fatto presente in maniera diffusa sui territori marchigiani le spese che stanno attuando a causa di questa siccità, così come tutte le ATO hanno fatto presenti gli interventi che stanno sostenendo in emergenza e anche quelli che sarebbero necessari di prospettiva per evitare eventuali nuove emergenze. Il tutto avviene quasi 700.000 euro da parte dei comuni di spese straordinarie, 5 milioni e mezzo di euro da parte delle ATO, quindi i gestori nelle varie province, e inoltre a questo una decina di milioni di euro che ci fanno presente le ATO servirebbero per interventi più strutturali e definitivi per evitare eventuali crisi anche in prospettiva. Forte di tutto questo, noi oggi scriviamo al Dipartimento Nazionale facendo presente tutta questa situazione, che oltretutto sta perdurando anche, credo, per i prossimi giorni, perlomeno non si prevedono piogge. Stiamo resistendo nella nostra regione, in tutti i territori. Le situazioni più difficili sono nella provincia di Pesaro Urbino, per l'idropotabile idrico, quindi delle case, di civili abitazioni, ed in quella di Ascoli Piceno.
Quella di Macerata è ugualmente toccata da una serie di situazioni di disagio, soprattutto legato alle aree di montagna per l'approvvigionamento idrico degli animali in questo caso. E anche in questo caso come Protezione Civile stiamo intervenendo con due autobotti regolarmente in alcuni comuni dell'Alto Maceratese. La provincia di Ancona e quella di Fermo soffre meno questa situazione, ma noi lo stato di emergenza lo chiediamo per tutte e cinque le province, evidenziando là dove ci sono gli interventi più urgenti e più onerosi da dover sostenere. Per quello che riguarda i prossimi anni, che cosa vi aspettate? Se quella che oggi chiamiamo emergenza dovesse diventare una situazione strutturale. Indubbiamente bisogna trovare un modo e un metodo per immagazzinare acqua quando l'acqua c'è. Occorre fare interventi sulle reti per avere una minore dispersione, bisogna fare alcuni collegamenti di reti per far giungere l'acqua da là dove oggi magari non giunge o arriva in maniera limitata, ma occorre anche e soprattutto fare in modo che quando l'acqua c'è, quindi quando piove, quelli paesi invernali, quando si scioglie la neve, invece di arrivare esattamente al mare disperdendosi completamente, possa in parte essere immagazzinata. Noi ad esempio sull'alveo del Metauro, che è un fiume fondamentale per l'approvvigionamento idrico della provincia di Pesaro-Urbino per l'idropotabile, abbiamo intrapreso con Enel Green Power, che gestisce 3 dighe lungo il fiume Metauro, quindi 3 invasi, la pulizia di questi. Vorrebbe dire poter essere autosufficienti per un mese anche se non ci fosse altro tipo di acqua dal fiume Metauro, cioè rilasciandoli a poco da questi invasi. La POTS 118 di Terre Roveresche al Centro Salute Carlo Amodio in via Fornace a Orciano entro 2 mesi sarà una realtà. A darne notizia è il sindaco Antonio Sebastianelli, che da anni si batte per ottenere questo importante presidio e che già nel 2018 aveva conseguito un'autorizzazione in tal senso dai vertici di Palazzo Raffaello. Poi i lavori e la mancanza di personale da parte di ASUR avevano prolungato i tempi di attivazione del servizio. Ora però ci siamo. Nei giorni scorsi è stato sottoscritto un contratto tra Fabio Gant, presidente della Fondazione Articolo 32, usufruttuaria dell'immobile, e l'ingegner Silvia Arseni dell'area Vasta 1, che concede in comodato d'uso gratuito a quest'ultima i 130 metri quadrati necessari per allestire la postazione. Si tratterà di una POTES H24 con autista, soccorritore e infermiere e andrà a colmare il gap rispetto a molte località della costa. Al momento, infatti, le ambulanze più vicine sono quelle che arrivano da Pergola, Sombrone e Marotta, con tempi di percorrenza che fanno fatica a rimanere sotto i 20 minuti. Domenica nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Torrete di Fano si inaugura la statua della Vergine Maria dedicata alle vittime della strada e in particolare della statale Adriatica. Ce ne parla Monsignor Antonio Interguglielmi. È una statua della Vergine Maria che verrà inaugurata domenica 14 nella messa all'aperto delle 18:30 della vigilia dell'Assunta e poi verrà nuovamente benedetta alla messa successiva del giorno dell'Assunta del 15, sempre alle 18:30 nella messa all'aperto. È una statua della Madonna che abbiamo voluto dedicare alla strada anche dell'Adriatica, che purtroppo, come sappiamo tutti, ha subito in questi anni tante vittime innocenti della strada, e allora è una preghiera speciale, sarà per tutte le vittime della strada. Io stesso purtroppo ho celebrato qualche funerale in questi 3 anni che sono qui, e poi pregheremo per tutti noi affidando le nostre intenzioni alla Vergine Maria. È una statua alta 1,20 m e la cosa importante è che si vedrà per un lungo tratto dell'Adriatica, quasi mezzo chilometro, la notte illuminata, sarà illuminata tutte le notti e sarà visibile anche dal mare qui di Torrette. Arriva direttamente da Međugorje, è stata donata da uno dei nostri parrocchiani che ha voluto dedicare quest'opera alla Vergine Maria per manifestare anche la sua devozione, e quindi lo ringraziamo, tutta la comunità lo ringrazia. Quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a queste due celebrazioni di domenica 14 alle 18:30 e di lunedì sempre alle 18:30 per affidare le nostre intenzioni alla Vergine Maria e pregare per i nostri fratelli vittime della strada. Da Fenile di Fano a Santiago de Compostela, percorrendo oltre 3.000 km e consumando ben 3 paia di scarpe. L'avventura portata a termine da Giuliano Maltempi, poliziotto in pensione che ha una grande passione per i cammini.
A 53 anni ha deciso di finire la sua carriera al servizio dello Stato per dedicarsi alla passione per i cammini. Giuliano Maltempi, ex assistente capo della Polizia, ha iniziato nel 2014, dopo la morte di entrambi i genitori, con il Cammino Francese di Santiago de Compostela e da lì non si è più fermato. Nel 2016 ha fatto quello portoghese da Lisbona, l'anno successivo il Cammino del Nord da Irun, nel 2018 la Via della Plata da Siviglia e nel 2019 il Cammino Primitivo da Oviedo. Poi, causa Covid, si è dedicato per la prima volta ai cammini italiani, quelli di San Benedetto e di San Francesco. L'ennesima avventura l'ha intrapresa a marzo scorso, quando da Fano è partito alla volta di Santiago de Compostela, dove è arrivato il 17 luglio dopo 3.400 km e 137 giorni di cammino, consumando ben 3 paia di scarpe. Il primo viaggio è stato, diciamo, il sogno della mia vita, perché lo cullavo da tanto tempo. Sono andato in pensione apposta per fare questo viaggio e il 4 marzo sono partito da casa mia a Fenile a Fano e da lì sono arrivato fino a Siena, ho fatto asfalto per 200 km perché non c'era un sentiero, diciamo, tracciato, tra virgolette. Poi da Siena ho imboccato la via Francigena fino a Vercelli, dove ho preso la variante che saliva fino al Monginevro. Lì ho scollinato sulle Alpi, diciamo, italiane per le Alpi francesi, dopodiché mi sono messo sulla via Domizia che arriva ad Arles e ad Arles ho fatto la via Tolosana facendo Montpellier-Tolosa, Auch, e poi sono sceso a Lourdes perché era una tappa fondamentale per me passare da Lourdes, dopodiché sono andato sui Pirenei, ho fatto il passo di Saint-Port, che è il terzo passo che mi mancava, più importante per i pellegrini per la via di Santiago. Ho fatto il cammino aragonese con il monastero di San Juan de la Peña, che è una chicca bellissima, altro punto focale di questo mio viaggio, fino ad andare sul cammino francese ed arrivare a quello che è per me il centro del mondo, che è Santiago de Compostela. E a conferma del raggiungimento di ogni tappa c'è questo libretto con le credenziali, in cui ogni giorno, nel posto in cui si dorme, viene apposto un timbro caratterizzato da una freccia gialla e la conchiglia di San Giacomo, simbolo del Cammino di Santiago, un percorso in cui si incontrano non poche difficoltà, come ha raccontato Giuliano, soprattutto a livello logistico, sia in Italia che in Francia, nella prima parte della Val de Durance, dove i cammini sono poco sentiti. Vero peccato, perché secondo me è il futuro, ecco, molta gente si mette in cammino e dare un qualcosa, anche solo un sorriso, come dico io, a chi cammina, a chi arriva con lo zaino, è fondamentale. Ecco, ma anche per dormire, per mangiare, come ha fatto? Per dormire, diciamo che ho avuto delle problematiche, mi sono un po' arrangiato, tante volte sono dovuto ricorrere a degli alberghi, a degli hotel, a un bed and breakfast, con dei costi anche abbastanza alti per uno che fa questi tipi di cammini, ecco. Mangiare, mi arrangiavo, ho cucinato spesso. Devo ringraziare Matteo, che è un ragazzo di Torino che ho conosciuto sulle Alpi francesi alla Mont du Caire, e con me poi ha viaggiato fino a Santiago de Compostela a 22 anni, veramente un grande ragazzo, un grande uomo, e ci siamo aiutati a vicenda. Un altro incontro che ha lasciato il segno è stato sicuramente quello con Paolo di Casalmaggiore, che camminava per Emergency. Il suo obiettivo era quello di raccogliere fondi da destinare ai bambini del Medio Oriente che hanno difficoltà a deambulare. Prossimo progetto, adesso mi fermo un attimo, poi l'anno prossimo penso di fare la via Francigena totale, dunque da Canterbury fino a Roma. E poi c'ho il Giappone, l'88 templi, e poi un altro sogno che però per motivi di sicurezza non so se riuscirò mai a fare, che è partire da Roma e arrivare a Gerusalemme. Ma sua moglie in tutto questo la segue, la supporta? Mia moglie mi ha fatto una sorpresa quest'anno venendo a Tolosa per 3 giorni, ha camminato con me sul canale du Midi e devo ringraziare la mia famiglia, mia moglie Riccardo, mio figlio, perché mi permettono di fare questo mio grande sogno. Ecco. Ci spostiamo a Mondolfo, dove fervono i preparativi per il Marotta Acustica Festival.
Proseguono gli eventi al Molo Arena di Marotta, già teatro di concerti e iniziative che nelle scorse settimane hanno riscosso un grande successo. Venerdì 12 e sabato 13 sarà la volta del MAF, nato da un'idea dell'associazione Marotta Acustica Festival. L'evento ospiterà stand gastronomici, mercatini e diverse band protagoniste della manifestazione che suoneranno dal vivo. L'ingresso sarà ad offerta. Nasce come un festival piccolo, in acustico, no, che non doveva fare troppo rumore, è da lì che Marotta Acustica Festival. Negli anni invece è cresciuto e ha ampliato il proprio repertorio e adesso ci sono band da tutta Italia e anche dall'estero. Ad esempio c'è una band che fa cumbia, che è una musica popolare colombiana e del Sud America, che viene dall'Argentina, e una band francese. Lo scopo dell'evento, poi spiegato Enrico, è quello di dare spazio ai gruppi emergenti e ai loro inediti. E quindi tutte band che stanno provando a sfondare, sì, e stanno facendo i loro primi tour italiani. Ad esempio, una curiosità, noi abbiamo avuto anche la rappresentante di Lista in uno dei suoi primi tour e anche Matilda De Angelis, che tra l'altro quest'estate è uscita con una canzone con Elisa molto famosa. Noi queste band ce le abbiamo avute nel 2012-2013. Avete suddiviso l'evento in due sezioni, quindi ci saranno due palchi? Ci saranno due palchi, un palco pomeridiano in cui si esibiranno band del posto dalle 18 alle 21.30. All'interno di questo spazio faremo dei momenti di open mic, cioè dove chiunque potrà prenotarsi, salire sul palco e suonare, e daremo a disposizione gli strumenti per fare uno o due brani. Inoltre, nei vari cambio palco, quei momenti in cui le band scendono, salgono, si ripreparano per suonare, suonerà Double Spliff e Mannaroman, che è una crew dub apprezzata in tutta Italia e anche all'estero. E poi si prosegue fino alle 2 di notte? Fino alle 2 di notte si prosegue, sempre con musica live e poi musica dub con Double Spliff e Mannaroman. Con questo evento chiudiamo il nostro telegiornale Occhi alla Notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale molto interessante dedicato al progetto Fano Marinara. Grazie a tutti e arrivederci a domani.